Questa qua è una macchina che ha fatto la storia proprio è diventata un'icona col passare del tempo, ancora oggi lo è. Come avete capito, oggi parliamo della 500. Devo dire che nonostante le dimensioni, pensavo fosse più piccola, sinceramente, invece non è proprio piccolissimo, ma il volante che non sterza e che non serve a niente, proprio. Cioè non ce la faccio. Non ce la faccio, non ce la posso fare. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Parto subito dicendovi una cosa, cioè ringraziandovi ad uno perché questa settimana siamo arrivati a 200 iscritti sul canale, quindi un applauso ve lo faccio io a voi per tutto l'affetto che mi dimostrate settimana dopo settimana. Quindi veramente grazie, grazie, grazie di cuore. Siamo appena a 200, ma so che arriveremo a numeri incredibili, quindi questa è l'occasione giusta per iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E mi raccomando, quando poi a destra premete sulla campanella, cliccate su tutte le notifiche perché altrimenti non vi arrivano le notifiche nel momento in cui io pubblico o posto qualsiasi cosa sul canale. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, vi lascio il contatto qui, praticamente è lo stesso nome del canale, ma con due underscore, uno prima e uno dopo. Continuiamo a parlare di motori, ma questa volta rimaniamo in Italia, nel nostro stupendo paese, perché questa qua è una macchina che ha fatto la storia proprio è diventata un'icona col passare del tempo, ancora oggi lo è. Un'icona degli anni 60 in poi. Ma prima di farvi vedere il set di oggi, voglio ringraziarvi ancora per tutte le visualizzazioni che ha fatto l'ultimo video, che è questo che vedete, questo signore che vedete qui dietro, qui su, sopra la targa On Air, eccolo qua. L'aereo del 1996, che nonostante fosse una Lego vabbè. Nonostante fosse una Lego un po' datata, devo dirvi che ha riscosso molto 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 successo. Ci sono stati tantissimi like, tantissime visualizzazioni, quindi grazie ancora per tutto l'affetto, lo dico sempre, che mi dimostrate settimana dopo settimana. Il set di oggi è questo qui. Come avete capito, oggi parliamo della 500. La fantastica Fiat 500, dicevo, che ha fatto la storia dell'auto dagli anni 60 ad oggi, perché ancora oggi, nonostante tutte le nuove versioni, ma la prima, quella vecchia, insomma, quella con la trazione posteriore, eccetera, eccetera, è la più bella in assoluto. Versione gialla perché in Italia viene commercializzata solo così, ma c'è anche un'altra versione blu, cioè celeste, azzurra, solo per il mercato inglese. Queste cose io ancora non le capisco, e per reperirla bisogna prenderla su dei siti che importano questi set, ma poi non so mai se ti fanno pagare dogana oppure no, però insomma. Allora, scatola molto bella perché tra l'altro sullo sfondo c'è il Colosseo. Adesso non me ne voglia tutto il resto d'Italia, ma noi abitando vicino Roma sappiamo quanto non dico ci appartenga perché non è proprio un nostro monumento, però comunque fa parte delle bellezze di questa della nostra regione, quindi era impossibile non acquistare questo set, nonostante, cioè, lo sapete che lo dico sempre, Lego quasi mai sbaglia scatole, quindi non potevano che ambientare questa copertina a Roma con sullo sfondo questo Colosseo al tramonto fantastico. Dietro della scatola vedo che la macchina si può, cioè ha il tettuccio sopra che si può togliere, insomma, può diventare decappottabile, diciamo così. Ha una valigia dietro con tutti gli adesivi di nazioni molto belle, non so, c'è scritto Svezia, Austria, poi queste non. Sinceramente, non. Polonia, Germania, insomma, ha una valigia con degli adesivi sopra. La valigia che può contenere pennello e tavolozza dei colori che troviamo qua davanti. Qui davanti, se vedete, c'è una tavolozza con dei colori e un pennello. Poi, comunque, per tutte le specifiche della macchina e del set, soprattutto, le vediamo poi alla fine, no? Lo sapete, ormai siete abituati. Interni, spero che il volante faccia girare le ruote perché non vedo rotelle. Quindi in teoria, essendo un creatore expert, dovrebbe mixare i pezzi tecnici e far muovere, spero, le ruote. Vedo tanti adesivi, purtroppo, per chi so che a tutti non piacciono gli adesivi. Il cofano può essere aperto davanti, che se questo è più chiamato qui, in questo caso portabagagli, qua contiene la ruota di scorta. E dietro vedo che, aprendo il portabagagli, perché dietro è alla fine un portabagagli, anche se credo sia un cofano, questo forse mi informerò.
Aprendo la parte posteriore vedo che si vede tutto il motore, che è molto dettagliato e molto bello. Io non mi perderei più di tanto in chiacchiere, ho parlato già abbastanza, e con il taglierino alla mano andiamo ad aprire la scatola. Vediamo un po'. Tra l'altro poi aprendola non ho detto nemmeno il numero del set. Numero del set 10271, classificazione 16+, 960 pezzi, e qui vedete anche il logo della nuova Fiat 500. Eccolo qua sotto. Adesivi, non avevo dubbi. Sono tutti adesivi, ragazzi, c'è poco da fare. Eccoli qua. Un manuale che è mini, come la macchina. Tutto piccolo, molto piccolo, piccolissimo. Qua c'è tutta la storia della Fiat. Come è nata la Fiat, qui in queste primissime pagine, lanciata nel 57, quindi ci stavo vicino come date, che vi ho detto anni 60, fino ai giorni nostri. Per molti versi il lancio della Fiat 500 cattura lo spirito dell'epoca, soprattutto in un'Italia che a metà degli anni 50 stava vivendo un boom economico e una vera rinascita culturale. 500 divenne ben presto un'icona per una generazione determinata ad assaporare quella che in seguito divenne nota come la dolce vita, quindi parliamo di anni 50. E poi iniziamo, sono tre parti, non dovrebbe essere lunghissimo, io inizio subito, noi ci vediamo dopo il timelapse per le considerazioni, il voto ormai siete abituati a tutto quanto, quindi noi ci vediamo dopo il timelapse. Eccoci qua ragazzi, ho appena finito di montare questa nuova Fiat 500, che devo dire che nonostante le dimensioni pensavo fosse più piccola sinceramente, invece non è proprio piccolissima, ha una scala buona, hanno fatto una buona riuscita questa volta questo set qua. Io partirei subito con le funzionalità del set, non mi perderei proprio in chiacchiere. Allora, possiamo aprire e chiudere il cofano anteriore, che nasconde la ruota di scorta, che se facciamo così la ruota di scorta esce, eccola qua. Poi il frontale anche riprende proprio la 500, e anche questo mi è piaciuto molto. Devo dire che alla fine della fiera ha i suoi difetti, ne parliamo tra poco, però nel complesso è un buon set. Gli sportelli si aprono tutti e due completamente, poi tra l'altro, e possiamo vedere dentro com'è la macchina, cioè non è che ha una strumentazione
fantasmagorica, anche perché comunque è un modello del 65. I sedili sono ribaltabili, cioè si possono alzare, e c'è come se ci fosse lo spazio per vedere anche quelli posteriori, che vedete qui, sempre bicolore, molto molto belli. Possiamo chiudere le portiere, tra l'altro qua la portiera è tutta molto dettagliata, vediamo se mi sposto e la prende. Niente, vabbè, fidatevi che la portiera è dettagliata, perché ha sia la manovella per alzare e abbassare il finestrino e sia insomma proprio la maniglia per chiuderla. Passiamo alla parte superiore, il tettuccio è apribile, questa cosa è molto molto bella. Amo le cabriolet, anche se questa la chiamerla cabriolet è un complimento. Poi portiere, molto belle le portiere fatte in questo modo qua, sicuramente molto meglio degli adesivi. Questo ve lo dico proprio spassionatamente. Dietro c'è il bagagliaio posteriore, il bagagliaio davanti, il cofano posteriore, perché è quello che ospita il motore, eccolo qui. Allora adesso non venitemi a chiedere che cosa c'è qua, perché il motore, come è fatto, la durula, quello, quell'altro, il tubo, bla bla. Cioè vi rimando a migliaia di contenuti che sono su YouTube. Targa molto bella, dietro c'è l'adesivo scritto Nova 500 e anche i fari dietro, insomma i fanali dietro riprendono il modello originale. La valigia si può staccare dal portabagagli, questa specie di portapacchi. Il set è composto anche da questo particolare qua, sarebbe il dipinto della macchina con dietro il Colosseo, cioè la stessa cosa che troviamo sul, eccolo qua, che troviamo sulla scatola. In più possiamo togliere il dipinto, chiudere il cavalletto in questo modo togliendo la tavolozza dei colori, metterlo all'interno della macchina, il dipinto metterlo dietro o comunque metterlo all'interno, intanto non ha importanza, metterlo all'interno, e la tavolozza con i colori e il pennello possiamo metterlo nella valigia. Tra l'altro valigia molto bella con tutte le bandiere, perché questa sembra più la valigia di qualcuno che viaggia sempre, tipo me e Silvia. Tra l'altro a proposito di Silvia, grazie, perché questo set me l'ha regalato lei. Quindi si può esporre in due modi e la macchina rimane così, come se fosse un pittore che viaggia da una parte all'altra del mondo, d'Italia, anche perché con la 500 non è che puoi andare chissà dove. In più possiamo anche cambiare la targa che vedete qua davanti, io ho lasciato questa qui con scritto Tobo bla 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 1965, ma ce ne sono altri due tipi, questa qui e quest'altra. Passerei direttamente ai pro e contro. Allora, pro: il modello in sé per sé è molto carino, è molto bello, la scala mi è piaciuta che l'hanno fatta così grande, anche perché cioè farla più piccola non avrebbe avuto senso, quindi mi è piaciuta molto questa scelta che ha fatto Lego. Mi è piaciuto il cavalletto con il dipinto, la tavolozza, il pennello, insomma il fatto che si possano cambiare le targhe, tutti questi piccoli particolari qua mi sono piaciuti. Il muso uguale praticamente, mi sposto se non lo prende, il muso, il posteriore molto bello, il fatto che si vede il motore così tutto dettagliato, la ruota di scorta, tutti questi particolari che fanno sì che questo set, insomma, posso dire che ve lo consiglio questo qua, questo è stato un bel set, però ha i suoi contro, ahimè. Partiamo dal colore, sinceramente ok che è un modello un po' più vecchio, quindi questo giallino un po' sbiadito così fa pensare ad una macchina d'epoca, anche se così color tipo zabbaione, chiamiamolo così, potrebbe essere, avrei preferito un giallo un po' più po' più acceso, poco di più. Sto giallo un po' spento, ma ni. Poi soprattutto dietro questi pezzi così giallo chiari, io adesso provo a farvelo vedere, per esempio qua notate che qua sono più scuri di nero, lo notate? Vedete? Perché dietro qui ci sono dei pezzi neri, ci sono dei pezzi neri, e questo giallo così sbiadito non riesce a coprirli, vedete che qui c'è una parte grigia qui, questo giallo così sbiadito non riesce a coprire il pezzo che sta sotto, perché poi ovviamente soprattutto su questi pezzi stondati qua per fare le portiere si assottigliano, no? Sulla parte finale, anzi sulla parte, sì, insomma sono un po' sottili, quindi non riesce a coprire il colore che c'è sotto, per quello dicevo di fare un colore un po' più acceso. Perché guardate anche qua, per esempio, faccio vedere anche qua, vediamo se con la luce, se mi assiste la luce. Guardate questi due cosi neri qua, sembrano una sfumatura, no, sono i pezzi neri sotto
che il giallo così un po' sbiadito non riesce a coprire. Io queste cose qua ci tengo, cioè, c'è poco da fare. Sono tutti, quasi tutti adesivi, sono quasi tutti adesivi, qualcosa potevano serigrafare come al solito, io mi ripeterò fino alla fine. A me piace attaccarli, però so che chi storce il muso davanti a un adesivo a volte lo capisco, perché alcune cose secondo me potevano fare qualcosa di più. La valigia secondo me con queste bellissime toppe qua, o questi bellissimi insomma bandiere che rappresentano gli stati dove siamo stati, gli stati che abbiamo girato, insomma, potevano forse serigrafarli così come le targhe e così come il nome della macchina qui in basso. Interni sì, carini, ecco, strumentazione minimal, anche perché non è che la 500 aveva chissà che cosa, giusto un contagiri serigrafato, perché io capisco queste, lo stemma Fiat e un piccolissimo contagiri che sta all'interno che è serigrafato, anche perché sono adesivi difficili da mettere e ci sta, è giustissimo, però potevano serigrafare qualcosa in più, questo lo ripeto. Dicevo, gli interni, c'è questo volante che ahimè, c'è un volante che ahimè non gira, cioè non serve a nulla. Io mi sformo quando vedo queste cose, perché non sopporto le rotelline messe sopra che girano, e questo l'abbiamo già visto, ma il volante che non sterza e che non serve a niente è proprio, è quasi peggio, perché lo vedo come un accessorio messo lì per fare scena ma che non serve a niente. Le ruote sono fisse, cioè non fanno niente. Ok, che non è un modello per giocare, non è un modello per chissà per fare che cosa, per essere motorizzato l'altro, e invece come al solito niente, sui creator expert a volte si perdono su queste piccolissime cose così. Che dirvi, il voto che do io personalmente a questo set è 7, perché è stato molto bello, sì, è stato carino, però c'è sempre quel qualcosa, cioè il volante che non sterza a me, non ce la posso fare. Quindi voi mi direte, lo compreresti dopo averlo visto, lo ricompreresti? Vi dirò sì, lo ricomprerei, però magari nella versione celeste, perché forse nella versione celeste questi piccoli difetti non ci sono. Allora ragazzi, per questo set io vi ho detto tutto, come al solito vi do un mio personalissimo parere sul set che abbiamo fatto oggi. Mi raccomando, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, perché più vedo che il canale cresce, più cresce la motivazione nel far uscire video tutte le settimane. Quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, e quando poi cliccate sulla campanella, mi raccomando, premete su tutte le notifiche, così appena io pubblico un video o qualsiasi cosa inerente al canale vi esce la notifica, voi venite qui e vi venite subito a vedere il video. Vi lascio qui due video che sicuramente forse non avete mai visto, vi lascio il tasto in mezzo per iscrivervi, e noi sicuramente ci vediamo sabato prossimo con un nuovissimo video. Ciao ragazzi, ciao!